Gli anziani sono più attivi a letto dei giovani secondo Eurispes. Dopo aver confermato questa tesi nel video della scorsa settimana, oggi è tempo di sentire i giovani. Si rispecchieranno in questa statistica? Sì, potrebbe essere, sono sincero. Il nostro amico probabilmente in un'epoca di carestia, nel senso, quante volte a settimana? Io sono soddisfatto. Dovremmo chiederlo a lei, forse. Risposte diplomatiche così lasciano presagire polso grosso quanto Schwarzenegger. Non parlo tu. Rispondi, sentiamo. Settimana sì, settimana no. È un po' un lavoro a partita IVA, a volte si lavora, a volte no. Dipende da certi periodi, diciamo. È un periodo di merda per tutti, diciamo la verità, la quarantena ci ha segnato. Un giorno dai, un paio di volte si può fare easy, tranquillamente. Sì, non lo so. Lei non c'era e se c'era dormiva, mi sembra di capire. Se si riuscisse sarebbe anche meglio, però. Incrementare. Bah, io direi ogni 6 mesi. La Madonna, sì, che è? Sì, occasionalmente. È un lavoro occasionale. Sincero, pensate questo. Ci sono settimane in cui magari esci con più ragazze e magari arrivi al punto, e ci sono settimane che invece niente. Cioè, sì, è colpa dei ragazzi, non è colpa delle ragazze. Anche a settimana, non necessariamente al giorno. Molto bene. 5 giorni su 7. È donna, non deve sporcarsi le mani. In che senso, amico mio? Non esiste la scusa del mal di testa, sono i ragazzi che proprio sbagliano ad approcciarsi, di conseguenza a volte è zero. Confermiamo, sì. Confermiamo. No, c'era stato un momento di, oddio, che cazzo gli rispondo la verità, mezza volta alla settimana, vabbè. Quante volte? Tra lavoro e cose, purtroppo poco. Sì, è vero. È una tragedia, tutto mi sembra bene. Di capire. Sai che scaricano sempre la colpa. Le donne sono un po' così, bisogna saperle un po' prendere. Effettivamente sì. Ma non in quel senso. Sì. Che... ecco. Il proibito è sempre vista come una cosa... più eccitante. Esatto. Certo. Certo. Che senso? Come, in che senso? Proibito si intende? È più emozionante, mettiamola così. Vabbè dai, non è che facciamo tanto di proibito. Dipende, amore. Dipende che è. Stasera non si tromba. Cioè, non praticando, c'è poco interesse proprio all'atto del proibito, eh. Ci accontentiamo. È vecchia, cioè, che ragionamenti fai? Non si esprimono poi, infatti, le fantasie. Può succedere, chissà. Che cazzo è quello? No, vabbè, ma sono sincera io. No, vabbè, non è che siamo particolarmente selvaggi, ecco. Quando c'è possibilità, si può, se no... Se no scacchi, mi sembra di capire, no. Per te cos'è il proibito? Se devo vederlo come mio morale, farne una roba a tre con un maschio che mi incula. Che bella immagine. Farlo in dei posti strani, spiaggia anche, per esempio. La casa in Liguria, se volessimo provare. Cioè, se non devo farmi inculare da un maschio... Si vede che è una passione recondita, nel senso... Perfetto. Bello quando la propria ragazza viene a sapere che il proprio uomo ha queste passioni. Grazie per questa intervista, perché... No, ma no! Ho avuto... No. A questa età, cioè, con calma. È oggi, è ora il momento di... fare il biscotto, ecco. Diciamo... Perché non prendiamo in mano la situazione, visto che la signorina qua ha dato il timbro per andare oltre? Vabbè. C'è una sommossa popolare. Sta dormendo, non la disturbi. Ma no. È arda anche sotto le lenzuola? Certo. Belli gli spinti, devo dire. Cosa vogliamo dire ai nonni che surclassano la categoria giovane? Quando sei single, è dura da lavorartela, capito? Niente, continua a cercare giustificazioni. No! No, per dire! No! Sono carichi. Favolosi. C'è da prendere spunto o no? Sì, decisamente. Beati voi e continuate così. Alla grande! Evviva l'amore! Evviva la fine! Evviva l'amore!